Cara Microsoft, senti qua, ti do un consiglio. Non è possibile che tu spenda così tanto per delle esclusive. Tiri fuori due console next gen eccezionali. Hai uno dei servizi migliori e più rivoluzionari nella storia dei videogiochi, il Game Pass, eppure non spendi una lira in pubblicità, se non all'interno degli Stati Uniti o dell'Inghilterra. Ti vuoi dare una svegliata o no? Pensateci un attimo. Allora, è vero da una parte che è stupido fare una pubblicità se non hai console da vendere, ma Microsoft ce l'ha. Allora, Serie X è praticamente introvabile come una PlayStation 5, ma Serie S la puoi acquistare con un click praticamente da ogni portale. Ci ho provato io 2 secondi fa, da GameStop, da Amazon, senza sovrapprezzi, senza scalper, senza rischio truffe. Insomma, al momento Microsoft ha l'unica console next gen facilmente acquistabile nei negozi, anche di persona, quindi si trova davanti a un momento praticamente irripetibile che non si ripeterà mai più nel corso di questa generazione. Del resto, già tutti sanno che PlayStation 5 è uscita, il fatto che non si trovi è un problema relativo che verrà risolto strada facendo, ma il grosso del pubblico non sa nulla di Serie S, di Serie X e soprattutto non sa nulla di Game Pass. PlayStation 5 nemmeno è uscita e Sony subito ha inondato la televisione italiana, ma non solo, di spot, questo logo che compariva, questi giochi in rapida sequenza. Da Microsoft niente, lo zero assoluto. Ma ve ne rendete conto? Hanno speso i miliardi per il Game Pass, che è una roba che oggi è veramente rivoluzionaria, anche perché non viviamo in una situazione economica facile. Molte famiglie stanno con l'acqua alla gola e dall'altra parte hai una concorrenza che ha alzato il prezzo dei suoi giochi. Cioè, i giochi PlayStation 5 arrivano ormai a 80 euro. È molto facile trovare un gioco a 80 euro, che è una cifra pazzesca, e tu hai un sistema così amichevole per chi in questo momento non naviga proprio in acque tranquille e non lo comunichi. O meglio, lo comunichi attraverso degli spot anche fatti molto bene, che si vede che ci hai speso i soldi, ma che girano essenzialmente sempre solo sui soliti canali, YouTube, Instagram, Facebook, dove, permetteteci di dirlo, li guarderanno soltanto le persone, gli appassionati che già conoscono molto bene l'offerta di Microsoft. Che tra l'altro, anche su questo ce ne sarebbe da parlare, perché su multiplayer, per esempio, quando ne discutiamo con i nostri lettori, spesso e volentieri scopriamo che anche le persone che frequentano un sito dedicato ai videogiochi hanno ancora molta confusione in testa su quel che è davvero Game Pass, e spesso lo confondono con i giochi in regalo su Xbox Live, e quindi lo rapportano all'offerta Sony legata al PlayStation Plus e alla Instant Gaming Collection. Niente di più sbagliato, perché si tratta di servizi, opportunità totalmente diverse. Quindi Microsoft, il consiglio è di darti una svegliata. Questi treni non passeranno mai più. Sei nella posizione di colmare un buco pazzesco. La gente ha fame di novità, ha fame di un servizio come il Game Pass o una console come Serie S, ma non ne conosce nemmeno l'esistenza se tu non comunichi quel che hai realizzato in questi anni. Insomma, per il momento è tutto. Lo sfogo è finito. Speriamo che si dia una svegliata, soprattutto in Italia. E voi fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e continuate a seguire Multiplayer.it attraverso tutti i suoi canali. Alla prossima!